Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Bum Simulator. Oggi sblocchiamo i potenti piccioni esplosivi e tramite l'alchimia otteniamo la Fusro Beer, una birra dal root esplosivo. Inoltre costruiamo nuove macchine per il crafting, facciamo stragi di cattivoni e reclutiamo membri per la gang dei barboni. Buona visione! Che succede? Un altro piccione? Da dove arriva? Non ci credo mai nella vita! That doesn't sound good! We should pay our spy a visit right away! Ok, mi pare effettivamente una buona idea. Nel frattempo abbiamo altri punti che possiamo vedere di spendere. Aumento assolutamente la resistenza perché sto povero barbone mi si stanca troppo in fretta. Aspetta, non ho visto, c'era sopravvivenza, risorse, edifici di base e combattimento. Il tempo di raffreddamento delle piccione abilità è inferiore. Oh, sono tutte abilità decisamente un cifrone utili. Ma visto che siamo tipo di notte, io posso tipo dormire, vediamo un po'. Ah, puoi decidere quante ore e potete vedere che ovviamente avrai più fame e più sete, ma ti recupera anche parte della vita. Beh, solo 2 ore posso dormire. Adesso ho letto, il mio sonno è limitato dalla fame e dalla sete, quindi prima di andare a dormire dobbiamo assicurarci di aver mangiato e bevuto a sufficienza. Ok, non è un problema. Vediamo di mangiare questo. Perfetto. E di bere l'acqua che abbiamo recuperato prima. Perfetto. Ora, come dicevo, dovrei poter dormire. Oh, qualche oretta in più. Beh, vediamo di non sprecare troppe risorse, anche se siamo nel cuore della notte, amen. Oh! Va che fortuna, ho trovato un intero termosifone dell'immondizia. Che cosa buona e tanto giusta. Perfetto, intanto buttiamolo lì, visto che siamo praticamente dietro casa. Ma non mi sembra che ci sia altro. Vediamo un po'. Continuo a trovare ciabatte. Ma sta roba la possiamo vendere a qualcuno? Aspetta, che intanto abbiamo altri rottami. Continuo a sbagliare i cavoli di tasti. Inoltre ho notato che se clicchiamo sulla piccionaia la possiamo migliorare. I piccioni faranno detonare l'esplosivo dopo aver colpito il bersaglio e provocano danni ingenti. Tuttavia ci servono 9 unità di legna, 4 di rottami, 1 di cortone e 2 chiodi. Penso che i chiodi probabilmente li fabbrichiamo qua. In effetti sì, ma mi richiederanno 2 unità di rottami. Ok, ok, quindi a chiodi siamo a posto, perfetto. Il cartone invece lo dobbiamo probabilmente trovare nell'immondizia. Allora, dietro casa c'è anche un negozietto. Oh no, è un pawn shop. Ok, un negozio dei pegni. Cos'è sta roba? Letto comodo? Sono dei progetti, ma mi prendi in giro. Allora, in teoria, schifo. Lì dentro possiamo buttare tutta la merce che non ci serve. Tipo, posso prenderli tutti con Ctrl R, perfetto, e li butto dentro. Wow, mi hanno dato veramente 2 centesimi. Buon uomo, lei è praticamente un ladro, non lo posso svaligiare, vero? No, un po' ci speravo. Senti, comprami il progetto del letto comodo, sono $10 spesi bene. Sì, 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 il problema è che poi mi serviranno ovviamente i materiali per riuscire a craftare il tutto. Ok, andiamo dal nostro amico barbone. Aspetta, che siamo di notte, se non c'è nessuno. Tienimi fuori. Maronne, non mi si attiva il tasto. La scattata, perfetto, così abbiamo un po' di monetine. Ah, questo non posso tenere nulla? Ma dai, speravo mi desse del cibo o altro. Ah no, aspetta, mi ha dato una barretta di cioccolato. Yay, consumala tutta. Me lo merito. Finalmente ho mangiato qualcosa di buono. Oh mio Dio, ho trovato il santo graal del barbone. Perfetto. Oh, finalmente del cartone. Dove è andato a finire Carl? Carl! Si è bloccato da qualche parte, vero? Che succede? Signore, non cammini sull'immondizia lei. Carl, ti stavo aspettando, ciccio. Sei completamente inutile, santo cielo. Latte è andato male. Cosa potrebbe mai andare storto? E nutriente fa bene, ragazzi. Perfetto, altri rottami. Ottimo, mi servono molte più risorse. Però se voglio avere i cosi shuriken, quelli esplosivi, voglio dire. Questo è legno, un pallet di legno. Butta dentro. Non puoi riporre questo oggetto in Carl. Perché? Nel frattempo ho bevuto una bibita per nulla. Ma vabbè, dettagli. Che faccio, lo prendo a pugni? Lo devo portare via io manualmente? Come facciamo? Non possiamo lasciarlo. Ciao amico barbone, non ti avevo visto. Ma devo venire da te. Ah, l'ho rotto, buttandolo a terra. Ma che fortuna, perfetto. Ciccia, ma dammi una mano, no. Anche te mettiti in posizione, non lo so. Ho detto così suona male, ma ci siamo capiti. Senta, c'era, plastica, perfetto. E c'era, posso prenderlo a calci, mi ha dato del cartone. Sto scoprendo tantissime cose nel giro di pochissimi secondi. You know the drill, keep your distance, look away. Ho capito, vai tranquillo. Yeah, we got your message, what's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Yeah, and? We're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members.
They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of... If you want to keep any creeps on your side, you better go and save them. Now. Ma perché devo far tutto io in sta città? Come on, pal. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. Oh no. Oh, questa cosa non promette bene. Sì, avete capito, stile GTA. Possiamo fare la nostra gang. Non sto scherzando, santo cielo. No, aspetta, che la bottiglia di plastica era praticamente inutile. Mentre invece, aspetta, c'era una lattina? La lattina la porto via che è metallo. You probably don't remember this place, but it's a training area for your pigeon shuriken skill. You've built a couple of places like this around the city, so you could always train to be a better bum. Pay them all a visit if you want to hone your aim and reflexes. Do that, and you'll be as strong as your former self in no time. Ok, quindi devo colpire tutti i barboni. No, ci credo mai nella vita. Allora, aspetta. Perfetto. Oh, no. Ma mi prendi in giro. L'ho fatto con i cartoni. Incredibile. Oh, ci sono anche obiettivi in movimento. Molto più difficile. Il problema è che l'abilità ci mette tempo a ricaricarsi. E c'è anche il tempo limite, non mi ero accorto. Vai che lo piglio, perfetto. Ok, me ne mancano ancora due, ce la possiamo fare. Ne resta solo uno, eccolo laggiù. Vai, 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 vai che lo piglio. E voilà, obiettivo completato. Ok, abbiamo guadagnato un sacco di esperienza nel frattempo. Oh, ciao ragazzi. Porco cane, questi sono tanti. Se avessi il piccione esplosivo sarebbe decisamente molto meglio. Ok, provo ad affrontarli. Ma è follia allo stato puro. Ah, stavano bullizzando un tizio. Aspetta, oh, aspetta, aspetta, aspetta. No, non tiratemi le molotov. Cortesemente, state buoni ragazzi. Fuori. Ok, ottimo, battuto. Buoni figlioli. Bravo che me li hai bloccati, ciccio. Ok, resta lì, resta lì, resta lì. Ottimo. Qua rischio di essere preso sotto dalle auto se resto in mezzo alla strada, però. Buoni. Ok, livello aumentato. E voilà, li abbiamo stesi tutti. Tranquillo, collega, non ci sono problemi. Good job. We won back some respect on the streets. We can use that to bring creeps into our base. So keep saving them, pal. Avevo ragione io, allora possiamo davvero farci la gang. No, è una pessima idea, ciccio. However, if you want some more practice first, I suggest locating and taking over some of the bug bases. They got too bold and need to be reminded that the creeps are the true rulers of this city. Bravo, hai detto bene. Questo carrello ha ragione. Follow the bug-themed graffiti if you want to find their disgusting nests. Oh, quindi non me li segni sulla mappa, li devo trovare io. Gioco bastardo, santo cielo. Gioco veramente tanto bastardo. Non fatemi arrabbiare quando sono un barbone. Aspetta un attimo, non mi dire che posso tipo prendere a pugni il cartone per ottenere del cartone. Sono un pirla pure io. Aspetta che nel frattempo possiamo level appare. Quindi direi che cosa buona e giusta, aumentare lo spazio nell'inventario di Carl. È un gioco in cui dobbiamo portare avanti e indietro materiali. Raid in arrivo. Oh, oh. Forse posso proteggere la base. Ok, ma la dobbiamo raggiungere assolutamente. Ho un minuto. Aspetta, un minuto è troppo poco. Per mia fortuna mi trovavo praticamente dietro la base, quindi siamo riusciti a rientrare in tempo. Devo preparare le difese. No, no, difese. Vabbè, ma me le possiamo mettere per davvero? Aspetta un secondo. Devo ricordarmi i tasti. C'erano effettivamente difensiva. Ma no, ma mi prendi in giro. No, abbiamo le mine e abbiamo il bottigliero. Scaglia bottiglie contro i nemici durante un raid. Però mi richiedono male di risorse. Niente da fare. Per adesso li dobbiamo affrontare noi direttamente con i piccioni. Tanti saluti. Eccoli che stanno arrivando. Ah, li hanno spawnati così volgarmente. Aspetta, aspetta, aspetta. L'ho mancato. Oh, sono andati tirati. Aspetta, aspetta. Ok, preso. Bani, figlioli. Mi attaccavano anche da dietro. Bastardi. Aspetta, 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 aspetta. C'è un tizio laggiù. Cos'ha? Ha le api. No. Bastardo. Ma no, ma cos'è? Ho capito che vi chiamate Bugs. Ma mi sembra che l'abbiate preso troppo letterale, santo cielo. Lo facciamo fuori con un piccione in faccia. Il tizio è anche troppo resistente. Ok. Ma smettila di distruggermi gli oggetti. Bastardone. Ok, resta solo questo. Ma no, ma la guerra tra gang, no. Aspetta, 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 aspetta. Olè, a posto, Bugs, sconfitti. Avrei potuto anche pagare, ma vabbè, dettagli. Ok, a posto, bastardi, ma no. Adesso devo ripararlo, ma che cocchio. Mi sa che abbiamo bisogno di un kit di riparazione semplice, molto probabilmente. E ci clicco sopra. Oh no, ogni kit ridà 10? Me ne serviranno un cifrone, ma porco cane, bastardi. Ok, la prossima volta dobbiamo costruire delle difese migliori. Qua ce l'hanno danneggiata leggermente, per fortuna.
Oh mio Dio, no ragazzi, davvero, la vita del barbone è molto più emozionante di quanto mi sarei mai aspettato. Allora, volevo dare una bella sistemata a questo posto e pertanto ho passato un quarto d'ora a gironzolare per i vicoli raccogliendo un sacco di risorse. E finalmente possiamo sbloccare una nuova tipologia di piccioni, ovvero quelli esplosivi, se potenziamo ovviamente la loro gabbietta. Ok, quindi dovrei già averli. Vediamo un po', prendi lo shuriken. No vabbè, lo dobbiamo testare quanto prima. Allora, ci dovrebbero essere dei bugs proprio dall'altra parte della strada. Oh mio Dio, questo dovrebbe fare un botto veramente di proporzioni bibliche. Facciamo attenzione a non pigliare i civili, altrimenti arriva la pula. Ecco, le ultime parole famose. Maronne, sono potentissimi adesso. Ah, fanno un cifrone di danni. Mi sono preso una molotov sulle gengive. Aspetta che lo piglio sugli zebedei. Possiamo davvero farne fuori più di uno nello stesso momento. Datemi un secondo, che sicuramente qua dentro troveremo risorse buone. Struttura della sedia, non so cosa sia. Tu porta via tutto. Sei ancora vivo? Aspetta un secondo. Cuccati tutto il mio uccello. Allontaniamoci, che non vorrei essere coinvolto dall'esplosione. Quindi li stun anche. Oh, lei era un civile. Per un secondo mi sono cagato. Allora, ritornando a noi, sì, effettivamente, prendendo a pugni il cartone. Incredibile scoperta, ci dà il cartone. Ma non è finita qui. Ci sono anche... Se mi serve, Carlo, per le scatole. Signore, sì, leva dai maroni. Dicevo, se prendo a pugni invece i pallet di legno, mi dà il legno. Chi l'avrebbe mai detto? Sto scoprendo cose così ovvie. Esagerato. Così, sto raccogliendo un po' di immondizia. Ok, evitiamo di essere messi sotto. Intanto c'è gente che corre in qualunque direzione. E ho trovato anche un'arancia che non era andata male. Ogni tanto, ravanando da queste parti, trovo anche dei cassetti. Questa è una porta, non ci faccio un cavolo. Porco cane, vediamo un po'. Oh, cassetto. In teoria questo ci dovrebbe dare un grande quantitativo di legna. Allora, il problema è che ci hanno fatto fuori effettivamente il coso qua del riciclaggio. Allora, facciamo una cosa tattica. Lo demolisco perché non ci voglio di stare a ripararlo. Ci metto meno effettivamente a ricostruirlo. Eccolo qua, cestino della raccolta differenziata. Mettimelo qua in angolo. Perfetto. E ora, come dicevo, se ci mettiamo questo dentro, perfetto, pian pianino ci darà 5 unità di legna. Ma non è finita qua, dovremmo poter costruire anche degli strumenti di difesa, perché sono preoccupato, però ci servono dei fogli di alluminio e dei chiodi. Aspetta un attimo. Nella sezione dedicata alla produzione c'è anche la fonderia di alluminio. Fonde i rottami di metallo per farne lingotti di alluminio, ma ci serve la ceramica. Dove poi la trovo io la ceramica? Ok, dobbiamo assolutamente vedere di trovare altre risorse, però almeno a materiale di base siamo a posto. Anzi, ogni volta che liberiamo uno dei barboni, se gli craftiamo il rifugio per i senza tetto, che anch'esso richiede i fogli di alluminio, ci permetterà effettivamente di lasciarli qua all'interno della nostra base e quindi la potranno difendere all'occorrenza. Ok, bando alle ciance, vediamo di trovare qualche bidone, non tanto questi, ma quelli che hanno il lucchetto. Sicuramente all'interno ci saranno risorse molto più rare. Anzi, aspetta un secondo, c'è uno dei nostri, lo stanno bullizzando. Pigliatevi tutto il mio grande grosso uccello esplosivo. Scusate che mi sono preso malattie venere. Portate pazienza. Maronne. Gli sale tutto il momento I believe I can fly. No, l'ho colpito su un ginocchio. Una volta ero anch'io un bandito come te, ma poi mi sono preso un piccione esplosivo sul ginocchio. Perfetto, e questo è il secondo tizio, quindi ne potremo casomai avere due. Una gang bang di barboni veramente incredibile. Perfetto. Aha, ora ragioniamo. Allora, tiriamo fuori il mio piccione esplosivo. Vediamo un po' se... Oh, fa esplodere il lucchetto. E all'interno abbiamo trovato un water rotto. Yay, cuccati tutto il mio water. Mi sa che hai l'inventario pieno, Ah, santo Carl. Ah, con la struttura della sedia che ho trovato prima possiamo ottenere 5 rottami. Allora, fammi mangiare casomai un po' di cose. Anche bere, perfetto. Carl, cuccati tutto il water, perfetto. Occhio che ho lasciato un piccione esplosivo non so dove. Mi serviranno decisamente molti più water. E questo che cos'è? Una bombola di propano vuota. Oh, parliamone. Guarda che roba, la bombola ci dà ben 8 unità di rottami. Ok, appena possibile vediamo di ritornare indietro. Devo dire che adesso la vita del barbone è decisamente molto più semplice. T'ho visto, piccolo bastardo. Arrivederci, Mr. Pichun. E all'interno abbiamo trovato... Oh, solo un rottame. Speravo risorse più rare. No. Me l'ha detta in maniera molto ambigua, peraltro. Oddio, il tizio si chiama Dick. Oh, no. Non ve lo traduco, ma se masticate un po' d'inglese, brutta scelta di parole, avete capito dove vogliono andare a parare. Aspetta un attimo che c'è anche il tizio degli hot dog. Non mi dire che mi fa i doppi sensi anche lui. Salve, signore. Hot dogs, yum, yum, yum. Perché il suo hot dog ha un buco del chiulo? Ma vabbè, dettagli.
Lasciamo stare. Allora, nel frattempo sono arrivato nel caffè apposta alla sede della Evil Way. Se vi ricordate, dovevamo venire qua in modo tale da far casino. Scusate, avete fatto esperimenti sul mio cervello e sul mio migliore amico Carlo, stai buono? Ti apro io la porta, ciccio. Open up, c***ers. I want my body back. Oh yeah, my friend wants his brain back as well. Open up or face the wrath of the pigeon master. Can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking... Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to... Oh no, I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Se me lo dice con questa voce, però... Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for... Sorry, I wish I could be of more help. Goodbye now. Però è stata gentile, Carl, dai. Any ideas, pal? Io ho mezze idee, perché ho mezzo cervello, ciccio. If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards and they don't seem happy about you being around. Va bene, state calmi. Che succede? I can help. Meet me behind the hospital. Ok, sul retro dell'ospedale. Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. È accaduto tipo l'altro ieri, ma ho dettagli. Doesn't seem like we have much of a choice, huh? No, direi di no. He told us to meet him next to the hospital. Maybe he's just a doctor with a soft spot for bums? You know, free medical service and stuff. Nothing evil, twisted, or dangerous, like with most of the people we meet. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy person we have to deal with this time. Sì, sarà chiaramente un tizio fuori di testa, neanche a farlo apposta all'ospedale. È proprio dietro l'angolo. Ok, ecco laggiù il signore. Signor scienziato pazzo. Oh mio Dio. Non ha l'aria molto normale. Signore, ricoperto di sangue lei, buongiorno. Hey, nerd! You said something about helping us out? Fascinating. An inanimate object able to move on its own and use human speech. Oh, l'ha presa molto tranquillamente. Humans are moving forward even without me on the board. And who are you exactly? I'm Wilbert East, doctor, chemist, visionary. Contento lei. Was the only company interested in sponsoring my experiments. Science can take us to some dark places. They were the only ones who accepted that. It broke my heart when it turned out they were only looking for profit. Ma va, ciccio. I couldn't work for them. I'm a mad scientist, not a capitalist. Allora sì, è un uomo con morale lei, eh. I know the location where they conducted their research. You may find whatever you're looking for there. Go on, tell us then. Obviously, I won't give away this information for free. I'm willing to trade. The secret art of alcohol alchemy. Cosa? I want you to show it to me. And don't pretend it doesn't exist. Oh no no, purtroppo esiste in effetti, è che non me la ricordo. Oh, I've already gathered everything. Oh no, non finirà bene sta storia. The equipment, the ingredients, the alchemist himself. Ah, sarei io per davvero? It seems we don't have a choice, pal. Do your magic. Oh, danno al cervello! What do you mean you don't remember? All right, half brain. Sorry, pal. I keep forgetting that. I keep forgetting a lot of stuff, to be honest. But I do remember one recipe of yours. Hopefully it will be enough to convince the doc. The recipe started with a beer. Ovviamente comincio sempre con una birra butta dentro, perfetto. A four-leaf clover. Okay. No, wait, that wasn't it. Take it out. Come faccio a tirarlo fuori? Ma mi scotto. Come faccio a riprenderlo? It was ah, okay, perfetto. A dragon horn flower and a head of bear garlic. I'm sure of it. Leggerissima come ricetta proprio, eh? Right, now cook it. You may not... Yeah, that's it. Good job. La fusdo beer. No, non ci credo mai nella vita. Non possono averla inventata. Fusto beer, a potent brew with a potent smell.
drink it, and release a mighty garlic-scented bird. Its unrelenting force will send people flying. Non ci credo. The smelly fumes are also highly flammable and will ignite when the bottle breaks. Simply throw it to create a fiery explosion. Diventeremo inarrestabili, sarò il barbone più pericoloso della città. Can you replicate the results? I will provide you with more ingredients. Go on, pal. Just use the book and craft another one. Oh mio Dio, in effetti ho il ricettario. Mi ricorda il Necronomicon di Ash versus Evil Dead Mob, dettagli. Facciamo finta di nulla. Ah, questa è la postazione di alchimia, è proprio fatta così. Perfetto. Quindi, ok, ce ne facciamo 5, ottimo. E ora le dobbiamo testare. Fascinating. Time for a field test. Let's see how these boxes react to your mixture. Devo ruttare su dei cartoni, non dico altro. E quindi abbiamo sbloccato la Fusdo Beer, perfetto. Quindi la lanciamo. Wow! If my observations are correct, then each brew also has an alternative use. Can you demonstrate? Ok, invece col tasto destro la posso bere? Dove è andato? Signore? Oh, porco cane, com'è arrivato qua dietro? Le cose che faccio per la scienza. Ok, la postazione di alchimia è ora disponibile dal catalogo delle costruzioni. Signore, si è ripreso? This should make my studies much easier. As promised, here is the data you were looking for. If Evil Way did experiments on you, this is the place where it happened. Yay, perfetto, obiettivo completato e abbiamo anche level upato. Aspetta, mettimi in via la birra che conoscendomi inizio a tirarla sulle persone per errore. Cacca di piccione, vieni, ho inventario pieno. Mi hai detto vieni a mangiare il mio salsicciotto o qualcosa? Hai detto cose ambigue, t'ho visto per un secondo nei sottotitoli. Facciamo finta di nulla che è meglio. Carl, torniamo a casa che sono sconvolto. No, non voglio qualcosa di lungo e caldo, per favore, vada via, buon uomo. Mi sento violentato nel profondo. Guarda, guarda, ho trovato le cavie perfette su cui testare la nostra Fusdo Birli, come cavolo si chiama. Allora, ritirala fuori. Oddio, potrei ruttargli addosso. No, tira fuori la birretta. La birretta, ciccio. Ok, sono pronto. Mi si è bugata. Oh, qualcuno l'ho colpito. Oh, hanno preso il tizio davanti a me. Aspetta, 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 il mio piccione sul tuo piccione. Perfetto, intanto abbiamo level upato ancora. Ila. Signore, si è fatto male. Non la vedo molto bene, gradisca un piccione. Perfetto, c'è ancora qualcuno vivo. Ah, ciao tizio, scusa, non ti avevo visto. Ok, a posto. Oi, resta a terra. Un piccione sul culo, te lo ricordi? Perfetto. No, no. Ok, preso in pieno e liberato un altro tizio. Ottimo signore, ci vediamo a casa mia. Devo smetterla di invitare gli uomini a casa. Vediamo anche di spendere il punto abilità, cercando di aumentare le chance di trovare oggetti migliori quando rovistiamo nella spazzatura, che è cosa buona e tanto giusta. Perfetto. Allora, per adesso volevo assolutamente ritornare a casa, anche perché è praticamente notte e vorrei evitare di essere violentato nell'oscurità. Anzi, aspetta un secondo. Oh, c'è il progetto di un tavolo laggiù. Allora, uccello in faccia 1. T'ho mancato clamorosamente, ma t'ho preso comunque. Perfetto, quello invece. Ah, è così stato messo sotto dall'auto. Ah! Oh dai, ok, adesso è stato investito completamente. Detto solo suo cugino laggiù. Ed in teoria io dovrei potergli ciulare il progetto del tavolo grande. E voilà. Oh, sì, me ne mancano un sacco. Allora, secondo che intanto recuperiamo anche un po' di cartone. Carl, avvicinati ciccio, non c'ho tutto il giorno. Ui, là, hanno tanti cartoni qua. Ammetto, l'interfaccia ogni tanto mi si bugga, ma il gioco è pur sempre in accesso anticipato. Carl, stai dimostrando il tuo valore e il tuo potere sul povero tizio che è mezzo svenuto, ma vabbè, dettagli. E lungo la strada ho trovato anche altri tizi. Signore, mi tiene la birra un secondo cortesemente? Ok, ha un'area d'azione considerevole, però non l'abbiamo... Aia! Trucidato più di tanto. Aspetta, 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 aspetta. Signore, si è bugato male anche lei. Guarda, continua a lanciare piccioni e porchi, casomai. Livello Pipino. Pipino is the way, perfetto. Ok, scusi, gradisco un piccione. No, me l'ha fatto rimbalzare, bastardo. Guardi che non è che tiro l'uccello in faccia a tutti io, Porti pazienza. Ok, è passata l'auto. Vediamo rapidamente di ciulargli il progetto del grande tappeto. E voilà, ottimissimo. Ah, vicolo, dolce vicolo, sono ritornato, perfetto. Allora, ho scoperto che effettivamente la struttura della finestra che abbiamo trovato prima, porco cane, ci permette di ottenere un sacco di unità di legna. Come ho detto, ne dovremmo costruire più di uno di sti cosi, altrimenti fra un anno siamo ancora qui. Il problema è che mi serve decisamente molta più ceramica. In pratica devo andare a rubare i water in giro.
Sarà abbastanza difficile. Per il resto ho trovato anche un sacco di bombole di propano, una quantità spropositata, per adesso buttale lì. E dobbiamo liberare l'inventario del povero Carl. Devo fare attenzione perché ho paura che i materiali spariscano dopo un po' se ti allontani troppo. E voilà, la nostra prima ceramica. No, non volevo dargli un calcio, ceramica ti amo. Perfetto, butta dentro anche questo, ottimo. E siccome mai una cavolo di gioia, mentre ritornavo indietro il gioco è crashato e ovviamente non ho ritrovato le stesse risorse di prima. In compenso ho ottenuto decisamente molti più rottami. Allora, datemi un secondo che recupero intanto sto cavolo di gabinetto. Dammi tutta la ceramica. Una cosa è certa, abbiamo bisogno delle chest, vediamo un po'. Sotto utilità, in effetti ci sono le casse che mi richiedono tuttavia dei chiodi. Ah, in effetti è un po' che non craftiamo i suddetti chiodi. Mi richiedono solamente un po' di rottami. Ecco qua, chiodi a profusione. I chiodi li utilizziamo per la maggior parte delle ricette di crafting. Carl, vieni anche un po' più vicino, non è che mordo, porco cane. Ed ecco qua che abemus, la nostra chest. Ho paura che i bastardoni mi attacchino da un momento all'altro. Perfetto, ora che abbiamo la chest, in teoria, dovremmo poterci scaricare all'interno tutte le risorse. Oh, perfetto, aspetta, Ctrl T, sposta scorta. Che non devo per forza portarmi avanti e indietro. Come ad esempio i semi nel prossimo episodio, casomai, proviamo a farci un piccolo orticello. Oh, perfetto, ora Carl è decisamente molto più libero. Abbiamo trovato anche un... un lavandino rotto. Vabbè, non è quanto il gabinetto, ma ci accontentiamo. Ma la buona notizia è che ci possiamo finalmente craftare la fonderia di alluminio, che peraltro è tipo gigantesca, ma vabbè, dettagli. E voilà! Oh! Ora ragioniamo. Allora, qui abbiamo altra ceramica. Pertanto, all'interno della suddetta fonderia io dovrò buttare dei rottami, da quello che ho capito. Quindi, ecco qua. Prima devi aggiungere della legna. Oh! Maronne, deve essere tutto preciso preciso. Beh, legna ne abbiamo in quantità industriale, quindi butta la legna. Butta il rottame. Oh, e lui velocemente ti converte il tutto in alluminio. Non chiedetemi come faccia, è il potere del barbonaggio, ok? Ottimo, perché la... Ride dei bugs in arrivo. Ho notato che posso pagare 5 dollari, così non mi devo neanche rompere le scatole. Perfetto, ho pagato il pizzo, chi si è visto si è visto. Casomai, appena abbiamo messo le difese, dovremmo essere a posto e li contrattacco io direttamente. Ed ecco qua che abbiamo il nostro primo lingotto di alluminio. Quanto si bello. Ok, perfetto, butta lì. E ora noi dobbiamo recuperare questo. Ammetto, se si potesse fare tutto in automatico, sarebbe decisamente molto più comodo, ci farà un sacco di tempo prima di riuscire effettivamente ad avere tutte le risorse che ci servono. I suddetti lingotti, se andiamo al banco da lavoro, dovrei poterli convertire in un foglio di alluminio che tuttavia mi richiede 2 lingotti. E voilà! Oh, non si sa come io riesco a fare di quelle cose incredibili. Quanti cavolo di fogli mi servivano per strutturare le difese? Ben 3? Maronne, oh, questo bottigliero mi costa un sacco. Altrimenti ci possiamo anche costruire la cucina. Oh! Questa farebbe comodo. Allora, vediamo di metterla... Senti, mettila anche dall'altra parte, abbiamo tutto lo spazio. Perfetto. Appena ottengo della frutta e della verdura, la possiamo buttare all'interno. E dovrebbe essere tutto effettivamente più nutriente. Che culo, nel frattempo ho trovato un'altra tanica di propano che mi permetterà di ottenere un sacco di rottami. Ok, mi serve ancora un pochettino di alluminio e siamo praticamente pronti a craftare la tenda per i nostri sottoposti. Direi di mettere casomai un gruppo di... chiamiamole tende, non so nemmeno io come chiamarle, casette di fortuna. Sto cercando di essere molto educato, considerando che sta gente, voglio dire, non ha grandi aspettative. Ok, altri rottami da buttare lì. E che ho finito, Carl, hai ancora frutta e verdura? Non abbiamo... abbiamo consumato tutto il cibo! Oh, questo è un bel problemone. Allora, aspetta che intanto utilizziamo anche questi per ricavare altri rottami, ottimo. Ok, Carl, tieni questo, tieni quest'altro. Convertiamolo in un ulteriore foglio di alluminio. Chiodi, come siamo messi? Che non ti dice quanti chiodi hai? Senti, craftamene un altro paio. Oh, e finalmente lui disse mi sia... dov'è? Craftata? Craftato il rifugio per i senza tetto. Allora, come ho detto, buttiamolo senza buggarlo troppo male, più o meno lì. Scusate, mi manca il senza tetto, tuttavia, cosa devo fare? Interagisci? Ah, ne abbiamo 3, quindi li possiamo reclutare. Scusi, ma non mi aspetti con quella posa sexy? È abbastanza inquietante. Allora, loro possono raccogliere rottami, cartone, legna oppure soldi. Tuttavia ti richiedono delle sigarette. Oh, aspetta un attimo, allora, so che le sigarette le possiamo fabbricare. Tuttavia, le possiamo anche tranquillamente acquistare presso uno dei negozietti locali. C'erano un sacco di alcolici che per adesso lasciamo stare. E da quest'altra parte abbiamo le sigarette. 5 dollari. Ah, però sono 20 sigarette. Della serie è meglio che nulla. Aspetta che vedo anche di organizzarmi per il pranzo. Vediamo un po'. Perfetto, ho trovato un cetriolo. Tieni mio...
saltato male. Dicevo, Carl, tieni il mio cetriolo. Ho detto così, suona male. Ho trovato un mega cetriolo intero. Perfetto, porta via anche questo. E qua invece abbiamo trovato una finestra. Ovviamente a me sembra più una porta, ma vabbè, dettagli. Ok, cerchiamo di capire come funzioni la mia cucina. Ci butto dentro il cetriolo. Prima devi aggiungere della legna per alimentare la fonderia. Non è una fonderia. Non devo fondere il cibo, gioco. Ti vedo un po' confuso. Ok. E voilà, in me che non si dica, abbiamo ottenuto un cetriolo arrosto. A quanto pare al mio personaggio non piace più di tanto. Beh, il cibo cucinato, come dicevo, dovrebbe essere più nutriente. Che succede se prendo un cetriolo andato male? Non mi dire che adesso devo buttare la legna di nuovo. Ah, sì, vabbè, ma non posso sprecare un coso di legna ogni volta che devo cucinare qualcosa. Santo cielo, mi servono dei qualcosa di molto più efficiente. Scusa, io continuo a buttare a terra la roba, ma vabbè, tanto è marcia. Aspetta, no, con la E continuo a sbagliare tasto. Botta dentro. Ah, no, il gioco dice che posso cucinare soltanto frutta e ortaggi freschi. Carl, tieni comunque il cetriolo dentro e tanti saluti. E vediamo di continuare a convertire tutte le varie risorse. Nel frattempo vediamo di mandare il nostro amichevole barbone di quartiere in missione. Allora, potremmo fargli raccogliere soldi? Ma solo 2,5 dollari non è nulla. Allora, raccoglimi della legna, che è il materiale più difficile da ottenere. Però mi richiede 5 sigarette. Ma che sei un bastardo, ok? Avvia missione. Signore, la vedo che è ancora lì dentro. Non faccio finta di essere andato via. Guardate la barra di progressi come sale. Scusi, ma se la sta facendo mandare dal drone di Amazon. Cosa fa? Per un po' di sigarette sta gente. Ma vabbè, dettagli. Ok, continuiamo a craftare alluminio. Nel frattempo l'amichevole barbone è ritornato. Salve signore. E voilà, perfetto, mi ha dato le mie 5 unità di legna. Ok, sono state sigarette spese bene per fortuna, visto che sto usando una grande quantità di legna all'interno del nostro fonditore. Aspetta che sono anche pieno di termosifoni. Buttali dentro, perfetto. E intanto dammi ancora rottami. La rottura di scatole più che altro è che le lattine le devo distruggere singolarmente e ci vuole una vita, cioè dico io buttale tutte dentro, hai buttato un termosifone, che cocchio. Scusi lei, drogato di nicotina, che ne direbbe di andare a procurarmi casomai anche un po' di rottami? Oh, i rottami sono molto più economici. Se me li procura lui peraltro non devo neanche stare a triturare tutta l'immondizia che trovo in giro. Ok, nel frattempo dovrei aver ottenuto tutto l'alluminio che mi serviva. Lo convertiamo in 3 fogli di alluminio. Perfetto, e finalmente dopo tanta fatica e non vi dico neanche quanto tempo, posso costruirmi il bottigliero. Mettiamolo più o meno qui al centro. Perfetto, così facendo dovrebbe essere in grado di attaccare i nemici che arrivano da tutte le direzioni. Vedo l'ora di testarlo. Sto coso praticamente ti tira delle bottiglie in faccia. Non so se sono esplosive e non so neanche se le devo ricaricare io. L'importante è che funzioni. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Direi che per oggi abbiamo barboneggiato abbastanza. Ma fidatevi che il peggio deve ancora venire. Stiamo per incontrare dei topi mutati, di tutto gente. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi arriva un ruttazzo della Fusro Beer. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.